Credo che possiamo consentirci di prendere decisioni di maggiore flessibilità. Non è che torniamo a come eravamo 3 mesi fa. Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme. Io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età. Andavano a correre senza mascherine, con una tuta che arrivava alla caviglia, con una seconda tuta alla zuava. Questi andrebbero arrestati a vista per oltraggio al pudore. Qualcuno mi ha mandato qualche lettera, ma con queste decisioni noi non è che possiamo riprendere la movida. La mia risposta è semplice: ma tu sei scemo o sei buono? Cioè, riprendiamo la movida, ma. Benvenuti all'Orlando Curioso, ennesima intervista, ennesima puntata. Questo è il canale 625 del digitale terrestre. Voi sapete che andiamo anche in streaming su www.labtv.net. Abbiamo aperto con una copertina dedicata alla grande bellezza, partendo con un certo tipo di satira, ma finendo con la bellezza della nostra terra. Perché stasera, oltre che di cultura, parleremo anche di turismo, delle prospettive del nostro territorio. E per farlo avremo un ospite competente d'eccezione, un carissimo amico che ci dirà un poco perché lui ha scelto di lavorare per la tutela della nostra terra, e lo fa con grande impegno e grande professionalità. Ma prima di collegarci con lui, poi vi dirò anche il suo nome, stasera, come abitudine ultimamente, facciamo il punto con il nostro direttore. Il punto. Io sono punto, punto. Direttore, bentornato in questi studi che sono parzialmente anche i suoi. Molto obrigado, molto obrigado. Ah, grazie sarebbe. Sì, lo so, ma lei fa il portoghese come al solito, perché lo ha sempre fatto il portoghese, sempre, in tutti i sensi. Non facciamo queste caro direttore, lei banali. Solo perché è direttore, lei lo sa, tutti i direttori poi un po' portoghese, lo so. Vabbè, preferiva essere l'editore? No, no, ci mancherebbe altro. Allora, faccia il direttore portoghese. Perfetto. Allora, veramente con grande sintesi. Vuol sapere che accade. Cosa accade al giorno d'oggi? Cosa accade in città? Cosa diceva Vasco Rossi. Esatto. Accade che Forza Italia ci ripensa. Sì. Sì. Quindi? E quindi dice al centrodestra: abbiamo scherzato, adesso facciamo un'altra volta alla Giuseppe. Deve guardare il rosso, eppure lei è abituata a guardare il rosso. Beh, guardo. Vabbè,
Allora, voglio dire, insomma, dicono, ma perché non ci rimettiamo a parlare? Perché da Napoli avranno avuto qualche indicazione. Togliamo di mezzo il nome di Leonardo e cerchiamo di trovare un'altra soluzione. Ora, che succede? Che quelli stavano facendo però il vertice, cioè i fratoleghisti. Mio piccolo neologismo, io ho il vezzo. I fratoleghisti. I fratoleghisti. Perché? Ah, fratelli leghisti. Frato c'è il frato cugino, sì. C'è anche il frato leghista. Il frato leghista. E perfetto. Allora, che succede? Praticamente, che mentre stanno facendo il vertice con la Rosetta D'Estasio, che abbiamo visto e conosciuto e apprezzato, e Federico Paolucci, con Matera e tutto il resto appresso, Pasquale Fiore, tutto, l'architetto Lombardi che ha messo casa sua a disposizione, lo debbono ringraziare. Grazie architetto, se abbiamo bisogno. È diventato il crocevia della politica del centrodestra, casa Lombardi. Insomma, arriva questa nota stampa di Forza Italia, dice, no, vogliamo tornare indietro, vogliamo tornare al tavolo. Torniamo al tavolo. E quelli, insomma, i tavoli ultimamente si usano molto. Io ero lì presente. Non è una novità, ma ero lì presente praticamente e ha suscitato un certo tipo di reazione. Qualcuno si è messo a ridere, qualcun altro ha detto, ma insomma loro vogliamo fare veramente sul serio. Insomma, praticamente si dovranno rivedere per dire, ma cerchiamo un nome unitario. Però Forza Italia dice, politicamente aspetta a noi. Aspetta a noi. Si capisce. E quindi mostreranno la punta da capo. Ovviamente il tempo stringe e non è tanto possibile tornare agli interpartiti. Insomma, è una cosa veramente... insomma, un po' stucchevole per certi quindi aspetti. Ad oggi ci troviamo con 5 candidati. Ad oggi stiamo Mastella, Perifano, Moretti e chi sono gli altri, mi ricordo. Se mettiamo in itinere la D'Estasio e poi c'è D'Estasio. L'altro civico. Vabbè, insomma, i sicuri sono 3. Cioè, Mastella che non parla. Non parla? No, parla ma non viene nelle trasmissioni. Perché non mi risulta che non parla. Oggi ha detto che, ma come quello parla di occupazione, Perifano, e negli ultimi 15 anni chi ha governato questa città e questa... Sì. Però anche lui è stato con Nardone, voglio dire, poi si può chiamare sempre fuori dalle situazioni, non lo può fare. Il primo Pepe, non mi guardi in quel modo. Il primo Pepe, insomma, è materia sua. Non si scorda mai. Non si scorda mai. E quindi di conseguenza ha detto: ma come questo se ne esce con l'occupazione e il lavoro? Perifano dice: dobbiamo guardare a questo perché insomma la situazione, a parte il Covid, ma poi per l'endemico nostro ritardo economico, è la prima cosa da affrontare. Allora. E queste insomma sono le date, le cose più importanti. Le cose più importanti. Reale, che ho sentito stamattina, reale. Dice... È una scala reale. È una scala reale, bravo, una scala reale. Bella battuta, Orlando, migliore di trasmissione in trasmissione. Sì, ora che insomma, sto per sulla discesa. Adesso la catabasi di Orlando. La catabasi. Xenofonte. Voglio dire, adesso che praticamente dovranno rimettersi insieme, dovranno in qualche modo anche capire chi poi ha cacciato fuori gli altri. Cioè... Dicono Forza Italia ci hanno cacciato fuori loro. No, non è vero, se ne sono andati per conto loro. La verità, come sempre, sta nel mezzo. Vabbè, insomma, alla fine i cittadini... Ma lei era ieri sera in un famoso ristorante beneventano a salutare. Io faccio vita monastica, per cui trasmissione e casa, casa e trasmissione. E ho capito, ma tra un monastico e l'altro... pure dovremmo sopravvivere. Insomma... Va bene, grazie direttore. Perché che cosa c'è da dire di più? Ah no, Moretti! Moretti, però velocissimo, perché l'ospite... Moretti che si è presentato con Arco. Ah, sì, vabbè. Arco che contempla Rifondazione Comunista. Ah, Moretti quindi si è spostato... Vabbè, insomma, è nell'area di sinistra, in fin dei conti. Poi c'è il cattolicesimo sociale, qualcuno sostiene qualche altra cosa. Poi ci sono i Verdi. E poi aspettiamo che cosa faccia Gabriele Corona con un altro Benevento che ancora non ha deciso. E Pasquale Viespoli, interlocutore privilegiato. Perfetto. Allora, il punto lo abbiamo fatto. La ringraziamo, direttore. Ma io ci vediamo lei. Per un punto gigante, una trasmissione che concluderà questo ciclo. Le darò questo onore e piacere. Un punto gigante, insomma. Il puntone. Grazie, direttore. E allora, vediamo un filmato per introdurre il nostro ospite. In tutti i campi incide sicuramente, voglio dire, la volontà al sacrificio, all'applicazione, allo studio, che sia nella musica, nel teatro, nella recitazione, nella danza, è fatto sempre, voglio dire, con l'aiuto di professionisti ovviamente che possono, come dire, tirar fuori quelli che possono essere le migliori condizioni del talento, senza mai escludere la formazione
come dire, umanistica e culturale. Ma una curiosità, le sue passioni da ragazzo avranno influenzato le sue scelte lavorative? Ma quelle lì sono le passioni, voglio dire, che nascono in tantissimi giovani, no? La musica, prima perché c'è una passione naturale, poi si frequentano amici che suonano, si fanno i gruppi, e chiaramente per chi si lega al mondo creativo, a quello dell'arte, è naturale che viene sempre un po' canalizzato dal video soprattutto. Adesso è tutto un sistema molto, come dire, fast food. Ed ecco allora che abbiamo sentito in voce e in video, sebbene il video è un po' datato e si riferisce alla prima fase della vita del nostro amico, Geppino Feltra, che dovremmo avere in linea. Ciao Geppino! Buonasera, buonasera Orlando, buonasera Orlando Curioso, bellissima questa... Ti ho fatto fare un tuffo nel passato! Ma devo dire un bel po' di passato, credo che risalga forse più di 10 anni fa. Era anche curioso vederlo, questa cosa qui, insomma, nel pieno come dire, sviluppo dei talenti artistici. Perché tu hai iniziato anche con grossi nomi, ma stasera abbiamo deciso di andare verso un'altra direzione, che è quella della battaglia che tu ormai da anni, attraverso varie forme, stai conducendo per tutelare la bellezza e le bellezze del nostro territorio. Ma prima di questo, come prevede il format, una piccola copertina dedicata a te, così scaviamo ancora un po'. Obrigado. Anche tu, stasera in portoghese la puntata. Geppino Feltra, dunque, nostro ospite dell'Orlando Curioso, inizia la sua attività lavorativa come bancario nell'ormai lontano 1979, per poi dedicarsi quasi definitivamente al mondo della cultura. Tu correggimi, alla fine mi metti un bel voto. Diviene infatti consulente dell'assessorato regionale al settore della Campania, nonché dell'EPT della città di Salerno. Ricopre il ruolo di direttore artistico di numerosissimi e importanti eventi, per poi essere nominato nel consiglio di amministrazione della Società Italiana Autori ed Editori, meglio nota, e poi possiamo anche fare un passaggio, come SIAE, che un po' di problemi a tutti noi ci ha creato nella nostra carriera. Sono molti gli incarichi di tipo manageriale che lo vedono impegnato negli anni successivi, ma il suo legame col territorio lo concretizza sempre in prima linea, operando a tutela delle bellezze storiche e paesaggistiche, nonché degli artisti che proprio dalla Campania sono partiti per raggiungere il successo. Ottimo organizzatore, straordinario uomo della comunicazione. Non molla. Grazie. Mai. Allora, un 6, un 6 me lo dai? Ma penso pure 10, guarda, anche perché, come dire, la verità è quella che poi, diciamo, conta, no? Sono, diciamo, le esperienze, i trascorsi, le passioni forti, soprattutto le passioni, e anche le testate che uno La vita, insomma, è fatta anche di testate. Sono pesanti. Chiaramente è stato sempre un grande amore innanzitutto per la Campania, terra in cui sono nato a Gragnano, da famiglia di pastai, come ben sai. Sì. Da lì conservo, sono la quarta generazione di un pastificio, però poi ci siamo trasferiti a Salerno. Da Salerno la banca, ma frequentavo tantissimo Napoli, perché per me Napoli era la fucina soprattutto creativa,
io tutta la parte, diciamo, creativa che si sviluppava intorno soprattutto all'arte, la trovavo lì, sinceramente. Negli altri posti trovavo dei bravissimi, soprattutto esecutori, perché ho sempre trovato grandi conservatori, grandi istituti d'arte, ma la creatività, cioè, che veniva dalla sofferenza, era Napoli. E questa cosa mi spingeva sempre, voglio dire, questa vicinanza. E naturalmente, voglio dire, c'è stato un momento in cui ho iniziato con progetti televisivi che, su cui ho visto soprattutto quell'interesse a sviluppare l'attività di promozione. L'attività di promozione che ruotava intorno a un territorio e intorno, diciamo, alla cultura. A questo proposito, ti faccio vedere un luogo a cui tu sei molto legato, per pochi secondi, perché funziona così la trasmissione. Ogni tanto ti butto una pietruzza, vedilo e poi ne parliamo, perché so che lo ami molto. Sì. Per me è la mia proprio, è la cosa più importante che ho nel cuore, il Teatro Romano di Benevento, ma per una serie di vicissitudini, perché lì è partito il mio primo progetto televisivo insieme a un carissimo amico, Pino Tordiglione, ed era la prima serata di Rai 1 che si svolgeva nel Teatro Romano, grazie all'epoca di Giacchieri, sì, e dove è stato uno dei primissimi dell'estate italiana ed ebbe un enorme successo perché vide all'epoca tantissimi ospiti, ma soprattutto era un appuntamento annuale, e quindi mi pare che iniziò nel 90, 91, 92, 93, ci fu anche un'edizione con Baudo, molto molto bella. Quindi il tuo legame col territorio è più che forte, no, radicato. È stata per me l'esperienza più esaltante, anche perché poi lì, devo dire, ho conosciuto mia moglie, Beneventana. L'hai detto tu, quindi, io non volevo entrare, l'hai detto tu. No, io sono legato moltissimo a Benevento, come ben sai, al di là di tanti amici come te, ma sono legato perché lì ho incontrato, diciamo, la persona che poi ha scelto di seguirmi. E quando torno, voglio dire, ci torno sempre molto molto volentieri. Per me il Teatro Romano è una punta di diamante proprio italiana che va a sempre comunque annoverata, e una cosa che a me piace sempre nominare tantissimo è Città Spettacolo, quella grande edizione che raccoglieva le prime novità del teatro e che le rappresentava poi per tutte, diciamo, le tournée che si svolgevano in Italia. Un'iniziativa straordinaria dove ho visto le location, gli auditori, i teatri che esistevano a Benevento, che erano curati veramente con grande, diciamo, con grande attenzione. Purtroppo devo essere d'accordo con te nell'utilizzare il passato come tempo, perché lo so che, per quanto mi riguarda oggi, diciamo, per mancanza di idee o per volontà diverse da quelle dell'epoca, oggi è diventata un contenitore che qualcuno proprio pochi giorni fa ha definito una Macedonia a disposizione del pubblico. Purtroppo, voglio dire, bisogna invece riprendere assolutamente quel percorso, quella etica, quel rigore assoluto, perché lì innanzitutto c'erano tantissimi laboratori che nascevano, giovanissimi artisti bravissimi, e c'era un, come dire, un movimento che aveva caratterizzato soprattutto Benevento. E io ricordo che quando chiamai, c'era all'epoca Sindaco Viespoli, lo chiamai e gli dico: guarda, io ho deciso di sposarmi a Benevento e andrò a Santa Sofia, però sa più bene che io non finirò certamente in un ristorante, per cui io ho bisogno che tu mi dai almeno il foyer del Teatro De Simone, i giardini,
Io li ripulisco tutto, dappertutto, te lo rimetto a posto, cioè, però devo fare lì un piccolo rinfresco e me ne vado via. E fu così, ed è stata secondo me una delle cose uniche che invece avrebbero dovuto dare, come dire, un grande sorpasso soprattutto a quelle attività che avrebbero accompagnato Benevento in un grosso, diciamo, movimento anche economico. Infatti sono un sostenitore, ne parlavo l'altro giorno con un altro amico che ho intervistato, della possibilità delle aperture di ristoranti di qualità e anche di bar nei musei, come in tutta Europa. Solo qui un po' ogni tanto c'è lo scalpore. Io feci venire in tavola, che è un catering affermatissimo, che fa catering anche internazionali, e che arrivò senza, voglio dire, ma uscì fuori una cosa estremamente, diciamo, bella, elegante, che secondo me poteva è rimasta continuare. Un po' nella tua storia personale, ma tu fai, a parte una cosa, ti devo segnalare, credo che sia una persona che ti conosce, che ci sta seguendo e che ti saluta, Paco Scarano. Come no? Perché dice il grande Geppino, io riferisco e va bene così. Sì, sì. Poi approfitto per salutare Felice, anche Francesco, Enrico, Raffaella, Alfonso e tutti gli altri, sono veramente tanti. Però torniamo un attimo alla tua attività. Tu oggi, per quanto mi riguardi, svolgi un ruolo che può essere quello di, fammi dare una definizione, puoi non essere d'accordo, di manager della cultura, mettiamolo così, o manager del territorio, che è ancora più bello. Vediamo una piccola pillola per capire da cosa parte la mia riflessione e dove sei arrivato tu. Come no? Chi vuole frequentare questo corso è una persona che si immagina di diventare un buon manager e un buon imprenditore. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire una persona senz'altro preparata, una persona pronta a gestire e ad affrontare le grandi sfide della contemporaneità e una persona attenta e consapevole rispetto al fatto che sempre di più un manager si trova a dover lavorare in contesti molto diversi fra loro e con persone molto diverse fra loro, e quindi ha bisogno di essere fortemente radicato ma al tempo stesso cittadino del mondo. Come si compone l'offerta didattica per formare un profilo di questo tipo? Si compone ovviamente di una solida base di conoscenze in materie economiche, giuridiche, gestionali e quantitative, cui si aggiungono, e questa è proprio una particolarità del corso di laurea, 4 corsi in materie umanistiche e un corso in antropologia culturale. Questo perché le materie umanistiche, per loro natura, sviluppano in particolar modo spirito critico e capacità di ascolto. Finalmente una vera identità per Ascea, che dico fa, perché voglio dire, qui nascono, voglio dire, nella storia degli elementi straordinari e importanti che, grazie all'intuito del dottor Enrico qui, che ha voluto poi stigmatizzare un percorso ideale soprattutto per questo luogo affascinante, pieno di storia, pieno di racconti, pieno ancora. C'è dunque da studiare, e tu hai studiato sul campo, perché poi sei diventato anche direttore artistico di importanti rassegne, tra cui quella di Ascea, di cui abbiamo sentito dalle tue parole una piccola descrizione. Credo che sia questo il tuo sforzo, aver fatto veramente sul campo operazioni di questo tipo. È vero, è vero. Io, diciamo, ho iniziato, come dire, a frequentare i piani di comunicazione prima che esistesse la facoltà di scienze della comunicazione. Tant'è che, voglio dire, l'ho applicata secondo quello che era, diciamo, uno stile e uno studio di approfondimento personale, tra le altre cose nelle varie attività, soprattutto nel settore anche promozionale e pubblicitario. Ma poi, tra le altre cose, tutto viene quando devi sviluppare dei progetti come quello di un artista, che tu devi pianificare sul territorio nazionale e internazionale, e lì diventi praticamente un vero stratega per trovare, voglio dire, il modo migliore che possa rappresentare la personalità umana e professionale a un target pop allargato. Certo. Quindi, come dire, con al fianco anche, diciamo, dei professionisti che, sai, sono sempre lavori di squadra. Gioco di squadra soprattutto. Sempre lavori di squadra.
però alla base c'è sempre un profondo, diciamo, studio e cultura personale, ma soprattutto il gusto, perché molti che vanno avanti, vogliono fare delle cose, gli sfugge il gusto, che a mio avviso, diciamo, invece noi lo abbiamo dentro di noi intrinseco, perché abbiamo avuto la fortuna di nascere, secondo me, in un territorio che ci ha arricchito tantissimo, sia sotto il profilo culturale, sia sotto il profilo anche della conoscenza enogastronomica e quella poi anche dei rapporti, perché bene o male, insomma, al di là, voglio dire, di alcuni periodi, abbiamo sempre frequentato, diciamo, delle belle personalità. Quindi, ma anche dei bei luoghi, perché tu sei un frequentatore, un estimatore. I luoghi, vedi se riconosci lì. Questo luogo qui. So che sei molto legato a questi luoghi, sì, che sono questo, incantevoli tra questo l'altro. Questo è il mio tormento praticamente, è il mio tormento costante. Poco fa ho ricevuto una telefonata, un invito, il 16 c'è questo anniversario che ricorre su Quasimodo, c'è anche un grande Peppino Liuccio che rappresenterà quella storia che passò per Amalfi, per Quasimodo. Ed è diciamo un luogo che talmente, diciamo, ti avvolge, tu lo conosci bene, a me in particolare, perché, come dire, probabilmente proprio vicino a quella che è la mia, il professore Gargano, che è il professore dell'Istituto di Cultura Amalfitana, mi dice, quando io gli chiedevo, professor, ma secondo voi a Peltra qui c'è stato un vescovo, c'è stato il grande, poi a Peltra, diciamo, anche è stato Corriere della Sera, no? Che era una Feltra, che erano dei cugini, cioè, ma il mio cognome invece poi ha detto, guarda, non c'è niente da fare, tu sei un amalfitano, perché tutti i cragnanesi sono origine degli amalfitani, perché Gragnano è stata scoperta dagli amalfitani, e da lì, quando si aprono questi, diciamo, argomenti, ti porta, voglio dire, assolutamente in un assoluto, no, come dire, percorso interessante, perché lui riesce poi a parlarti, ecco, di quanto, voglio dire, lo stesso il Principato di Salerno fosse sotto i Sanniti, cioè, voglio dire, c'è una cioè, storia, la storia compenetra tutte e tra queste. L'altro io sto curando adesso un suo romanzo, vorrei trasformarlo in una serie TV che riguarda proprio l'anno 1000-1200, perché non c'è una serie TV che abbia mai rappresentato la nostra storia, diciamo, di Amalfi, partendo proprio dalle repubbliche marinare, quindi quando ci sono stati i normanni. Beh, certo, sarebbe interessante, non svelare di più, se no ti fregano l'idea. No, il romanzo è lì, voglio dire. Senti Geppino, ma la spiaggia degli artisti c'è ancora? Come no, anzi mi hanno chiamato sempre anche oggi, perché loro sono degli amici carissimi che mi chiamano anche se devono spostare una sedia, no? Tu sei un po' il leader della spiaggia degli artisti. Allora, io sono il sindaco, diciamo. Il sindaco della spiaggia degli artisti. Bellissimo. Senti, ma oltre a Amalfi, e poi andiamo verso la fine, c'è un altro luogo che in questo momento sta diventando importante per il futuro di tutti noi. Ti faccio vedere l'ultima pillola e poi ci salutiamo benevolmente. Thank you.
soltanto miti, tradizioni o una storia già scritta. L'opera di un grande artista, uno spettacolo acclamato, un film premiato. La cultura non è solo questo. Così come un'isola non vive solo d'estate. Ovviamente sto parlando di Procida, questa che sarà capitale della cultura. È una grandissima occasione per tutta la Campania, e dove è necessaria una concertazione sulle iniziative, perché Procida sarà, voglio dire, il polo attrattivo, ma chiaramente c'è bisogno di una concertazione che possa realmente fare un'adeguata promozione, affinché tutti gli operatori possano anche, come dire, nutrirsi di questo viatico. È importantissimo, io continuo a dirlo, purtroppo a volte, sai, ci sono anche delle griglie dei bandi adesso che non ti consentono di andare oltre. Per esempio, per me è assurdo che si possa fare la promozione del nostro territorio sul territorio. Noi dobbiamo fare la promozione del nostro territorio all'estero. E ancora non riusciamo, voglio dire, su dei piani di comunicazione a renderci conto che noi dobbiamo riempire Times Square, Londra, Parigi, di quelle che sono i nostri attrattori. Non abbiamo bisogno di mettere il manifesto a Piazza del Plebiscito o a qualsiasi altro posto, diciamo, campano. Noi abbiamo bisogno di fare incoming. Per fare l'incoming vero, noi dobbiamo andare a stimolare soprattutto l'interesse, l'animo del turista internazionale. Bene, ci sono delle generazioni interessatissime. E questa era la cosa che volevo sentirmi dire, perché effettivamente, come vedi, veramente si può parlare di managerialità del territorio. Chi ha una visione, chi crea degli scenari, non chi pensa al piccolo cabotaggio o addirittura al ritorno elettorale. È noi finita. Abbiamo delle prerogative importantissime. Siamo oramai la seconda lingua italiana riconosciuta dall'UNESCO. Abbiamo un patrimonio culturale, un catalogo musicale di opere che è ancora ascoltato nei teatri dell'opera all'estero, e se non vengono eseguite quelle opere non riconoscono l'Italia, perché in quei teatri dell'opera certamente non rappresentano Via Bella Madonnina, ma rappresentano Il Paese del Sole, Dici Angelo Voi o Sole Mio. Quindi con questa, diciamo, possibilità, più le grandi immagini che rappresentano dal Teatro Romano di Benevento, Pompei e quant'altro, noi dobbiamo portare qui, poi a conoscere il mare. Ma esatto, il mare deve essere, esatto, voglio dire, un fatto, diciamo, in più. Geppino, allora io brindo alla nostra salute, alla tua che in meraviglia. Particolare. Sarà un ottimo fiano, no? È un'ottima camomilla, perché siamo agitati ancora. Non beviamo in servizio, però facciamo la finta. Invece ci faremo un prosecco quando verrai nei nostri studi a registrare. Ti molto volentieri. Ti ringrazio veramente della tua collaborazione, gentilissimo, e ci risentiamo nei prossimi giorni. Un abbraccio a voi tutti. Con grande affetto. Grazie a te, grazie. Ciao. Allora, ciao, grazie. Io ciao. Chiedo solo alla regia se vogliamo chiudere o dobbiamo, come al solito, mandare a quel paese qualcuno. Allora, io vi dico subito, velocemente, perché se no sforiamo, che mando a quel paese chi, tra i 5 candidati di cui ci ha parlato il nostro direttore, non manterrà gli impegni. Ma questo potrebbe accadere, ma soprattutto chi tradirà il programma, che secondo me è un contratto d'onore tra il candidato e il cittadino. Quindi io preventivamente mando a quel paese chi non farà le cose che ho detto. Vi saluto, vi ricordo che stasera alle 21 c'è lo speciale con l'intervista a Giovanni Donzelli, l'onorevole Giovanni Donzelli, e che Lab TV vi tiene sempre compagnia. Se la conoscete, non la mollate più. Arrivederci.
We'll be right back.